amici di Voci Pinerolese, siamo nuovamente a Torino in compagnia di un'altra splendida ragazza. Grazie, è la ragazza. È vero, è la mia fortuna, devo dire, in questi giorni. Tutte le ritual di non solo di Antenna, come di fare l'uomo, ma anche di Ciao Darwin, che tu sei stata a Ciao Darwin. Tra le mature, sì. Ti abbiamo vista, devo essere sincera, molto agguerrita. Molto agguerrita, sì, perché le ragazzine volevano farcela sotto il naso e dovevamo dimostrare che noi siamo belle. Allora, senti, cominciamo a presentarla. Lei è Barbara, è una ragazza, come vedete, bellissima, quindi non ha bisogno di complimenti ulteriori. E raccontaci un po' di te. Allora, mi chiamo Barbara Noris, ho 39 anni, fra qualche mese 40, un figlio di 18 e faccio l'opinionista TV a Prima Antenna, speaker radiofonica Radio Antenna 1 e organizzatrice di eventi. A poco, proprio niente fai. Nel frattempo dirigo anche uno studio di tattoo a Borgaro, se vogliamo. Ah, fantastico, beh allora quindi, insomma, se volete farvi un tatuaggio sapete da chi andare. Assolutamente sì, a Borgaro, Jolly Roger, venite pure. Ah, perfetto, abbiamo fatto anche pubblicità. Ah, pubblicità occulta. Non tanto occulta però, Senti, ma una ragazza bella come te. Grazie. Che inizia la televisione, quanto tempo fa è iniziata? E perché, per caso? No, ho cominciato a fare la modella quando avevo 14 anni, era il mio sogno da sempre. L'ho fatto fino ai 28 anni, poi per sopraggiunti i limiti di età ovviamente ho dovuto smettere. E ho avuto mio figlio a 20 anni e poi dopo, allora per stare più vicino alla famiglia, ho fatto delle piccole realtà, anche se ho avuto modo di sperimentare le televisioni nazionali, ma poi ho lasciato perdere per stare più vicino a casa. Adesso mi hanno proposto questa cosa e devo dire che ho avuto un grande successo inaspettato. Beh, fantastico. Allora noi rientriamo fra pochissimo perché facciamo un giro per Torino con te. Sì. Così ci racconti un po' i tuoi segreti e ti sveli un po'. Molto volentieri. Perché voi sapete che l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate, qualcuno più, qualcuno meno ha svelato un po' la sua personalità. Quindi sarò un po' cattiva, sarò un po' tipo un Chiambretti, no? E facciamo un'intervista del tipo. Ok? A fra poco, grazie. E allora, amici, eccoci nel contesto dei giardini reali con l'amica Barbara Morris, direttamente da Ciao Darwin. Barbara, abbiamo detto che saremmo entrati un po' nel tuo privato. Andiamo. Possiamo cominciare? Andiamo. Sei fidanzata, sposata? Convivo da 16 anni. Ah, quindi niente per gli amici che volessero farti la corte? Mi dispiace, sono molto 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 impegnata. Ah, niente, che tristezza. Allora, guarda, io vado via subito. cominciamo così. Ciao proprio. Ciao, grazie. No, vabbè, scherzi a parte. Dunque, Barbara, tu sei una persona agguerrita, dicevi, no? Molto. Nella puntata di Ciao Darwin hai tirato un po' fuori le ragioni della maturità. Sì. Che cosa è cambiato per te da quando avevi 20 anni ad oggi? Beh, la consapevolezza innanzitutto, perché io ho sempre fatto la modella, ma ero una modella insicura di quello, di dire non sarò mai abbastanza bella, non sarò magra, non sarò questo, non sarò quello. Quindi ho vissuto 10-11 anni del mio lavoro abbastanza sempre preoccupata. E invece poi ho capito che c'era di peggio in giro, avrei dovuto stare tranquilla, ma l'ho capito poi dopo, la consapevolezza. Il fatto di accettarsi, perché comunque dici, ok, l'età avanza, accettati come sei, vai avanti e continua. E sto avendo risultati nettamente migliori da quando ho raggiunto questo. Ecco, molti ti potrebbero contestare, beh certo, tu sei bella, è facile accettarsi, ma se sei bella, bella, no? Secondo chi? Ecco, diciamolo, perché gli amici a casa dovrebbero dire, ma io ho 40 anni, ma magari qualche chilo di troppo, magari ma non sono. Ma anch'io qualche chilo di troppo, anch'io mi vedo una quarantenne non di quelle al top, però ognuno deve, cioè io non mi vedo bella. E questo è il fatto, che tante persone dicono, ma tu che problemi hai? Ma ti assicuro, ti farei chiedere a mio figlio che è dietro la telecamera se io mi accetto o no. No. Mai. No, ho sempre trovato qualche difetto, però ho cominciato a viverci, a conviverci e andare avanti. Ecco, che consiglio daresti? Di accettarsi sempre, perché ognuno è bella a modo suo, tutte siamo belle in maniera diversa, chi ha una cosa, chi ha l'altra, chi ha l'intelligenza, chi ha la simpatia, tirate fuori anche il bello dentro e sicuramente sarete bellissime. Ecco, come si fa allora? Nel senso, hai qualche consiglio pratico? Sì, io ho cominciato a vedere tutto in maniera positiva, nel senso, se una cosa mi va male perché dovrà arrivarne una migliore, e quindi vado avanti così e il pensiero positivo ti aiuta tantissimo. Ecco, bene, vedete amici, quindi pensiero positivo, l'età non pregiudica nulla. Assolutamente no, perché come vedete si possono avere dei picchi altissimi a 40 anni e a 20 anni non avere nulla e viceversa, cioè ognuno ha il suo destino, no? Ecco, figli giovani a 20 anni, sì, come ti cambiano la carriera? La carriera te la bloccano, questo sì. Però tu devi fare una scelta, io ho scelto la famiglia perché l'ho voluta, l'ho cercata. E quindi quando tu vuoi una cosa la cerchi, la devi anche comunque poi portare avanti. Ho avuto la fortuna
di avere mia madre, quindi mi ha bloccato i viaggi, le cose, perché ovviamente certo. sei limitato, non puoi prendere, andare, partire con un bambino piccolo. Tante volte l'ho portato fino a che non ha fatto l'elementare, poi ho dovuto ovviamente stare un pochino più a casa. Ho trovato, ti reinventi, come ne parlavamo prima, in questo periodo di crisi bisogna reinventarsi, io ho già cominciato 20 anni fa a reinventarmi, e fai altre cose. Bene, mentre noi facciamo una passeggiata. Intanto. Sì, come no. Mentre faccio passare il camera davanti a noi, prego, e noi ti veniamo incontro. Ah, abbiamo la luce purtroppo, sì. Niente, continuiamo così, intanto vedo così. Che lui mi fa, mi mima, no? Senti, dunque, torniamo un po' a chiacchierare. A 20 anni, fai la modella, finisci in televisione, arriva il bambino e lasci il mondo dello spettacolo. Per un po' sì, però ho continuato a fare la modella, ho fatto modella, fotomodella, showroom, sfilate. Avevo fatto Miss Italia all'epoca, ma poi avendo partorito Miss Italia non ci puoi più andare. Ah. E quindi ero nelle 100 finaliste di Salso Maggiore, ma poi non ho più potuto proseguire perché ovviamente dopo che sei diventata mamma, a quell'epoca mi hanno detto no. Quando poi è passata la regola del fatto che anche una mamma poteva essere Miss Italia, ormai avevo 29 anni ed ero fuori range, quindi finita. Via, finita. Va bene, ho fatto Miss Mamma, adesso ho una fascia nazionale di Miss Over, vado alle finali a settembre, finali nazionali, quindi me la riprendo così, in vecchiaia mi prendo un po' le mie rivincite. Vecchiaia, beh, chiamiamola vecchiaia. È veramente... Io mi dico una giovane anziana perché ho sempre stato di acciacchi, cervicale, mal di testa, sono una giovane anziana. Come tutti noi ormai. Chi non ha almeno 10 esatto. numeri di osteopati nella esatto, rubrica come del cellulare. Camera esatto. dietro la camera, va bene. D'accordo, continuiamo le nostre da sole perché la giornata è stupenda. Bene, vediamo qua su questi rovi, facciamo ancora alcune chiacchiere. Allora, quindi modella di successo, è arrivato a un certo punto, arriva il bambino e va bene. Ma come riesci a conciliare la vita familiare con i tuoi impegni di lavoro? Corro molto perché comunque esco di casa alle 6:30 del mattino perché faccio questa diretta dalle 7 alle 9 con Vladi su Prima Antenna in Cosa Succede, quindi commentiamo le notizie ogni mattina. E devo essere in studio alle 7, quindi mamma mia. 6:30 cioè 5:30 mi alzo, mi preparo, vado. Dopodiché corro perché dalle 9 finisce la trasmissione, dalle 10 alle 12 sono su Radio Antenna 1 con la Radio Donna in diretta e quindi mi faccio questo. Dopodiché finisco e corro in studio perché appunto devo trattare tutta la parte commerciale dello studio, certo. tutti gli appuntamenti, gli eventi eccetera e sto lì fino alle 19:30. E questo non tutti i giorni perché poi il mercoledì registriamo Prima Antenna, la prima fila di live per il giovedì sera, quindi il pomeriggio lo passo lì, passo anche il sabato a lavorare e la domenica abbiamo le fiere. Quindi mi sembra giusto. Puoi riposarti la domenica? Esatto, la domenica. Mi riposo la sera facendo qualche pulizia di casa, ma per fortuna ho la mia tata che mi aiuta perché altrimenti non ce la farei. Ci credo. E poi ho mio marito e mio figlio, vabbè, il mio convivente che è mio marito perché... anche se non siamo sposati, lo stesso. Marito di fatto. Sì, e che mi aiutano molto, perché noi abbiamo anche 3 cani giganti. Fantastico, io ne ho 4 e mi batto allora. Sì, perché uno è mancato, quindi ne abbiamo, abbiamo 3 cani giganti da 50 kg, quindi bisogna star dietro anche a loro. Che cani avete? Noi abbiamo anche una trasmissione televisiva sui cani. Oh, Dogo Argentino, una principessa di 50 kg. Che bello. E poi abbiamo un cane corso incrociato Labrador, un principone di 54 kg, si chiama anche Prince. E un incrocio Doberman Lessi, sai, i colli. Sì, che bello. Sì, particolarissimo. E sono tutti cani salvati, a parte il Dogo. E poi avevamo 2 volpini e... tutti salvati. Ecco, vi ricordiamo amici a proposito della nostra trasmissione Quattro Zampe in TV, che noi siamo al Canile di Cavour e spesso vi facciamo vedere le adozioni eccetera. Mi raccomando, andate nei canili e prendete i canili. Non comprate mai, ce ne sono così tanti che hanno bisogno di affetto. Appunto. Io appunto. Questi li ho salvati, uno dalla catena in Sicilia, l'altro l'ha salvato mio figlio in Calabria durante una vacanza, tutti i cani per strada. Ecco, gli uomini della tua vita, quindi tuo figlio, tuo marito, sì. come fanno a non essere gelosi di una mamma che è una bella ragazza, l'abbiamo già detto, ma che sarà anche corteggiata sicuramente? Sono gelosissimi, specialmente mio figlio, molto. Perfetto. Moltissimo. Abbiamo una cosa in comune anche con mia mamma, sono gelosissimo, ciao mamma, è vero. Sono molto gelosi, ma guarda, il marito non tanto perché più capisce, magari dice ok, hai poco tempo, però capisce la situazione. Cioè, mio figlio mi segue tante volte, però è molto geloso, non ti mettere questo che è troppo scollato, ma come ti vesti, ma guarda che sei anziana.
fantastico. Sì, i figli sono la bocca della verità, sì, vero? Sì, tante volte sì. Ecco, ma uomini che ti fanno la corte c'è in sala, immagino. Sì. Come riesci tu? Non dico difenderti tu, perché insomma, bene o male, un no è un no. Certo. Però dico al contesto familiare, magari al marito, ovviamente non è tanto geloso, ma il figlio, per tutta questa notorietà, no, della ma mamma, io, può dare un po' fastidio. Ma un po' te. Sì, però sa che io mi difendo molto bene, che non do modo, insomma, di. Non do modo di fare la stupida, perché anche quello va. Cioè, purtroppo adesso tante donne, per avere un pochino di, e questo mi dispiace, sono una donna ma lo devo dire, per avere un pochino di attenzioni magari delle volte eccedono, no? Ad essere troppo gentili, e quella troppo gentilezza delle volte viene scambiata, quindi magari è meglio stare un passo indietro. Io dico subito no, sono sposata e chiudo il discorso. Ecco, serietà, quindi è vero, possiamo dirlo, che nello spettacolo c'è la serietà. Assolutamente. Non è che sì. Tutte quelle donne che fanno spettacolo sono immancabilmente donne poco serie, no, giusto? Anzi, è il contrario, perché ho riscontrato che tante di questo mondo, e ne conosco veramente tante frequentandolo, sono più capaci a dire no, a tirarsi indietro, che poi magari l'apparenza sia una cosa e l'essenza è un'altra. Ecco, siamo noi uomini che siamo poco seri, questo possiamo dirlo. Questo sì. Ma non è vero neanche, no? Questo, no, ci sono anche uomini molto seri, poi dipende. Va di casa in casa, dai. Appunto, ma nella tua esperienza quanti sono gli uomini seri? Guarda. Quanti ne hai trovati? Pochi. Seri? Pochi. Ecco. Pochi. La statistica è impietosa verso, sì, di noi. Esatto. Sì. Quante volte hai ricevuto proposte indecenti per lavorare? Parecchie, ma no, per fortuna non ho mai avuto bisogno di accettarne neanche una, perché non è una cosa che fa per me. Sono contenta dei miei piccoli successi, perché li ho fatti io. Ecco, ti chiedo anche questo, no? Siccome molte ragazze vogliono fare le modelle, magari vengono travolte, coinvolte in certi scandali, no? Sì. O ancora altre volte peggio, ci sono i genitori che spendono tantissimi soldi con l'idea che un giorno magari la figlia finirà a Miss Italia. Mai pagare, mai, perché ecco. Tanto ci sono tantissime agenzie che fanno pagare book, fanno pagare dei servizi, l'iscrizione. No, un'agenzia seria non vi fa pagare, questo è importantissimo. Mai. Ecco, diciamolo, perché c'è, veramente ci sono tante persone e tanti genitori che si rovinano anche, no? No, è inutile, perché tanto una persona che ti fa pagare è perché sicuramente non ha un lavoro da offrirti, perché altrimenti una persona che investe su di te, come è stato fatto per me quando avevo 18 anni, hanno trovato che io fossi interessante, mi hanno fatto loro il book, l'hanno pagato loro e hanno detto pian piano col lavoro lo ripagherai, che poi comunque col lavoro non te lo ripaghi mai, perché loro non te li prendono i soldi, perché comunque tu il lavoro glielo dai, quindi la tua percentuale va a ripagare dell'investimento fatto. Ecco, come sei stata scoperta tu? In una scuola di danza, facevo danza, mi hanno visto per un cartellone pubblicitario, mi hanno fatto delle foto e da lì è partita la mia carriera, che avevo 14 anni. Quindi senti, fare tanti provini. Sì. Ammazzarsi di provini. Serve. Sì. Ok. Sì, sì, serve, perché se non fai provini non ti vedono. Adesso la gente, che anche durante i casting eccetera, oh la Barbara, vieni, e allora poi vedono se vado bene per un ruolo piuttosto che per un altro, allora ok, altrimenti no. Ecco, questo insomma sfatiamo un po' alcuni miti, no? Siamo entrati proprio un po' nell'ambito del suo lavoro, ma è certo. Importante, perché molta gente non lo sa, molta gente pensa, ah ma devo fare la modella, chissà quale percorso, chissà quanti soldi. Ma io no. Non posso economicamente, come faccio? Allora, l'investimento reale sono i viaggi per affrontare i casting, perché tante volte Milano, Roma, piuttosto che Palermo, e ce ne sono tantissimi dislocati in tutta Italia. È ovvio che un pochino di disponibilità per i viaggi ci va. Detto questo, per il resto non serve nulla. Ecco, perfetto. Come ci si mantiene in forma? Come ci si mantiene in forma? È una dura lotta. Io nell'ultimo anno ho preso 10 kg perché mi sono lasciata andare. E ho preso 10 kg, ma per fortuna ero sottopeso, quindi è andata bene così. Adesso sono sotto una dieta strettissima, perché devo appunto affrontare questa finale, voglio arrivarci non rotolando. Ok, fantastico. E allora, però è faticosissimo, ci va veramente disciplina, ci va impegno. E io adesso non riesco ad andare in palestra, ma prima mi facevo le mie 3 ore tutti i giorni e bisogna farle. Ecco, senti, facciamo un appello, no? Perché io in tutte le mie trasmissioni faccio un appello contro l'anoressia. Sì. Mi racconti qualcosa? Hai avuto episodi? Hai visto qualcosa? Io sono stata anoressica. Okay. Io sono stata anoressica esattamente 3 anni dopo il parto, perché appunto avevo paura di essere ingrassata, cosa che no, perché avevo preso solo 8 kg e 2 settimane dopo il parto io già sfilavo, quindi... ero proprio, sì, ero proprio sottopeso, ho iniziato una gravidanza a 46 kg, quindi ero veramente magra.
però appunto una cosa mentale, vedendo le altre eccetera, sono arrivata a pesare 37 kg e devo dire grazie a mia madre, che è sempre stata presente, vicina, e al mio compagno, che mi hanno salvata, perché mi hanno costretto veramente con le minacce: se tu non mangi ti lasciamo da sola. Per me la famiglia è essenziale, quindi sono stata costretta per fortuna a mangiare, ovviamente aiutata da medici, perché da sola non ce la puoi fare, e in un anno mi sono rimessa in forze. Però non fate quelle diete soltanto zucchine, soltanto mele, soltanto da bere, beveroni, perché fanno male, e poi dopo riprendete tutti i chili e il metabolismo se ne va e il fisico se ne va. Andate da un nutrizionista serio, serio, qualificato, e che non vi riempie di medicinali. Assolutamente, mai, mai, mai. Chi vi dà medicinali non è un medico serio. Ecco, questo è importante. Quante tue colleghe hai visto rovinarsi? Ma ne ho viste anche un paio morire. Ecco. Sì. Purtroppo sì, perché tante, queste due che sono purtroppo andate, una per la droga, perché è un'altra, un altro grande problema, un altro problema, veramente un altro, un'altra piaga delle modelle, e l'altra per l'anoressia. Io ho la fortuna di non fumare neanche una sigaretta. Brava. E non mi ha mai affascinato questo mondo, non ho mai provato nulla, sono fiera di poterlo dire, è una cosa che mi porto veramente con orgoglio, mai provato nulla. Va bene così. Quindi gli stilisti che ti chiedono: ah, io devo avere la 38 per forza. Allora, adesso occupandomi dall'altra parte, facendo i casting per Il più bello d'Italia, ragazza protagonista, perché organizzo le tappe, quindi scelgo io i ragazzi e le ragazze, io cerco sempre di avere uno standard un pochino più formosa. È vero però che quando vai ai casting nazionali non è vero che prendono la 44 o la 42, perché la 42, ho visto modelle stupende, io sono una 42, le ho viste purtroppo prendere delle porte in faccia. Ecco, quindi il problema magari anche dall'altra parte, sì. Chi sceglie, no? Sì, chi sceglie, sì, io cerco sempre di fare, ok, tu vai bene, sei un pochino più formosa ed è meglio, però purtroppo gli standard sono ancora sulla 38. Ok, e per fare Il più bello d'Italia posso partecipare? No. Hai superato l'età. Ah, altrimenti cacchio. Ti avrei preso. Ah, grazie, che perché bravo. Fino ai 28 anni. Allora, l'ho superata anch'io. Fuori, anche il regista l'ha superata ampiamente, quindi purtroppo siamo fuori. Sì. Tra l'altro avremo una tappa domenica 8, sarà veramente molto, molto bella, perché durante uno street food veniteci a trovare, così fate un servizietto con noi, siete magari invitati. Assolutamente, ma noi andremo anche in trasmissione perché ci hai invitato prima. Assolutamente, eh? Sì, venite da Vladi molto volentieri, sicuramente sarete graditi ospiti. Grazie. Grazie. Allora io vi ringrazio, ringrazio tutti gli amici di Voci Pinerolesi, ringrazio Barbara Morris. Un abbraccio. Ecco, facciamo vedere gli occhi, giustamente, io no perché ho gli occhiaie purtroppo da stanchezza. Quindi. Esatto, da neopapà, quindi mi capirete, amici. Cosa bellissima, dai, non ti devi lamentare, no, è vero, di queste cose. Assolutamente, anzi. Io sono felice. La bacio, ti ringrazio. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima, sempre su Voci Pinerolese. Ciao, ciao a tutti, grazie.